Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Arriva un po' tardi la mia recensione, ma ho preso tempo per poter usare al meglio il nuovo Fatherport 2 e quindi attendere anche l'aggiornamento del firmware alla 3.4 per poter utilizzare delle funzioni aggiuntive. Il Fatherport 2 o Fatherport 2018 prende il posto della versione singola precedente, che fu un must have di tutti gli studi di registrazione. Fatherport 2 è un controller a singolo canale con funzioni remote mixing, come vediamo, motorizzato, adatto al mix con Studio One, dove riesce ad esprimere il massimo, ma compatibile con in modalità MCU con tutte le altre DAW come Logic, Pro Tools, eccetera eccetera. All'interno della confezione troviamo il Fatherport, un cavo USB e il cavo e l'alimentatore che serve per alimentare appunto il Fatherport, oltre alla cartolina di registrazione indispensabile per poter avere accesso a Studio One Artist in maniera gratuita ed il manuale. Si presenta all'aspetto compatto e rigido nel suo involucro di metallo, ha finalmente un nuovo motore di sensibilità sul Fader come il suo fratello maggiore Fatherport 16, che abbiamo già recensito e mostrato in diversi video che trovate comunque nella descrizione. Per motivi di praticità lo userò in accoppiata con Studio One Artist, che lo accompagna per esplorare tutte le funzioni e gli shortcut utili al mix. Ma prima di usarlo, colleghiamolo e scarichiamoci i driver Universal Control dal sito di Presonus, quindi dal nostro account, dopo averlo registrato. Una volta lanciato, lo Universal Control dovrebbe riconoscere il Fatherport, come vediamo in foto, ed eventualmente annunciarci di aggiornare o meno il firmware a una versione più recente. Al momento siamo alla 3.43 e l'aggiornamento l'ho effettuato qualche giorno fa, quindi non mi chiede più di farlo. Se dovessimo procedere all'aggiornamento, clicchiamo OK. Attendiamo pazientemente che abbia terminato fin quando Universal Control stesso ci avvisa del termine dell'aggiornamento. Spegniamo il Fatherport e riaccendiamolo dal pulsante power posto sul retro. Una volta lanciato Studio One, il software si aggancia immediatamente al nostro Fatherport. Infatti lo ritroviamo immediatamente all'interno delle device se noi andiamo nella start page. Quindi al lancio di Studio One, dentro External Device troviamo il Fatherport 2018 già agganciato in maniera automatica. Se veniamo da una Fatherport V1, dobbiamo andare nella configurazione Device e selezionare manualmente il Fatherport V2. In questo caso clicchiamo all'interno e selezioniamo il nuovo Fatherport. In Received From e Sent To selezioniamo appunto il Fatherport FP2 o Fatherport 2. Ma veniamo all'interfaccia del nostro controller. Veniamo alla channel strip. Sulla sinistra troviamo il fader che agisce sul canale selezionato e si compone anche dei comandi solo, mute e arm che troviamo qui in alto e che corrispondono, come vediamo, al canale selezionato sulla DAW. In alto, sempre a sinistra, seguono poi i comandi di scrittura e lettura del fader. Quindi troviamo il write, il touch e il read. Come ultimo tasto abbiamo shift, che ci permette di utilizzare le sottosezioni che troviamo sotto ai tasti. In questo caso con shift accediamo a bypass all o a latch o a trim o a off, quindi automation off. Per utilizzarlo appunto shift off. Ma vedremo come Shift ci tornerà utile per utilizzare altre funzioni che sono qui all'interno della navigation bar. Abbiamo poi il Transport Control che troviamo qui in basso, dove abbiamo appunto il Play, lo Stop, il Record, Fast Forward e Rewind e la selezione del Loop. Una volta ad esempio composto il Loop all'interno di Studio One, possiamo attivarlo dal pulsante. La sezione centrale viene chiamata Session Navigator. Qui, e come dice la parola stessa, ci fa navigare all'interno della sessione e nei vari parametri. La manopola centrale, ad esempio, assume il comportamento di channel switch e, in base ai tasti che poi selezioneremo sotto, assumerà il comportamento di questi. Ad esempio, se ci troviamo su questo canale e vogliamo modificare il pan, clicchiamo su pan e modifichiamo il pan.
Per tornare al centro clicchiamo sul parametro e il pan torna centrale. Premendo su master avremo la possibilità di manipolare il volume del master in uscita, come vediamo. Con il pulsante click accendiamo il click. Se ad esempio vorremmo locare questo fader al canale che abbiamo selezionato, facciamo shift e channel, quindi accendiamo il lock sottostante. In questo caso il fader rimane incollato a questo canale. Se noi ci muoviamo su altri canali non verremo trasportati nella selezione, infatti continueremo a lavorare su quello che abbiamo loccato. Questo è utile perché potremo muoverci all'interno dell'arrangiamento e ovviamente del mix qualora ci fossero tante tracce e avere sempre sotto controllo una delle singole tracce. Per esempio nella fase di mix potremo programmare la traccia di voce mentre stiamo ascoltando il resto della base. Il pulsante section invece ci porta all'interno dell'arrangiamento e possiamo ovviamente muoverci, come vediamo. In questo caso sto trimmerando sulla traccia, quindi utilizzarla per spostare l'evento, oppure il puntatore. Passando poi per il pulsante scroll possiamo muoverci con il puntatore all'interno dell'arrangiamento. Con lo scroll possiamo muoverci all'interno dell'arrangiamento sullo step di bars, come vediamo, quindi utile per muoverci velocemente, mentre next rimane agganciato ai canali. L'altra comodità è quella di poter scegliere shift scroll e attivare lo zoom. In questo modo possiamo zoomare direttamente all'interno dell'arrangiamento. Nell'opzione invece section, che vediamo qui, possiamo spostare sull'arrangiamento. Adesso allarghiamoci così per vedere meglio. Togliamo il mixer. Possiamo spostare l'evento, quindi possiamo ad esempio tagliare un evento qui e spostarlo con la manopola, e quindi permetterci di sincronizzare perfettamente magari una cassa ad un'altra, utilissimo in modalità di editing. Con l'opzione marker invece ci muoviamo all'interno dei markers della nostra song. Non ne abbiamo creati, facciamone qualcuno, e quindi possiamo spostarci con previous e next direttamente sui marker. Utilissimo come spostamento rapido. Le funzioni F1, F2, F3, F4 che troviamo qui in basso ci permettono invece di accedere immediatamente all'inspector, all'edit, al mix e al browse. Queste funzioni possono essere inoltre modificate, in questo momento sono associate a questi comandi, ma se noi cedessimo da external device fader port 2018 possiamo riassegnare questi comandi attraverso control click. Possiamo riassegnare i pulsanti F a qualsiasi altro comando contenuto all'interno di Studio One, quindi è comodissimo per poter chiamare qualunque tipo di finestra o opzione, quindi sono dei tasti configurabili al volo. Nella sezione invece automazione, che troviamo qui in alto, possiamo iniziare a manipolare il nostro mix. Facciamo un test. Ad esempio adesso cliccando su A possiamo andare ad analizzare la programmazione che abbiamo fatto. Ingrandiamo la traccia di programmazione, zoomiamo e notiamo appunto le varie opzioni che abbiamo creato. Questo è in base anche, vediamo i punti di intervento, in base a quanto noi abbiamo selezionato come intervento di programmazione, quindi come scrittura dei punti nell'interfaccia delle preferenze qui all'interno del reduction level. Portiamo il reduction a 0 e li vediamo adesso tutti quanti. Vediamo che i punti di intervento adesso sono molto più numerosi. Ovviamente sarà più complicato agire per modificarli, ma almeno abbiamo una definizione altissima della programmazione del fader. Una volta scritto andiamo in modalità read e il nostro fader seguirà appunto la programmazione che abbiamo fatto. Come vediamo il motore è agganciato.
estremamente preciso. Se dovesse verificarsi un problema dopo l'aggiornamento firmware, è il caso di fare un reset del fatherport attraverso questa semplice procedura. Spegniamo il fatherport, teniamo premuto il pulsante Next e accendiamo il fatherport. In questo modo entriamo nella MIDI mode grazie all'aggiornamento del firmware nella sezione riguardante l'interfaccia MIDI assegnabile dal fatherport. Lo vedremo in un altro tutorial. Facciamo solo e ovviamente adesso il fatherport è in modalità standard. Questo è una sorta di switch tra la modalità MIDI e la modalità standard fatherport. Quindi se il nostro fatherport fosse per caso nella modalità MIDI, non avremo modo di utilizzarlo appieno all'interno di Studio One e potrebbe creare qualche confusione. Se avessimo avuto un fatherport precedente alla versione 1.2, facciamo sempre una ricerca e un controllo all'interno delle periferiche, come abbiamo visto all'inizio del video. In Pro Tools, Logic, Ableton, Digital Performer, Nuendo e Cubase alcune delle funzioni non sono disponibili. Vi rimando al manuale scaricabile sempre dal vostro account Presonus per leggere la parte interessata alla vostra DAW. Nel manuale inoltre trovate la procedura passo passo per l'assegnazione e l'installazione di Studio One Artist e su come creare la vostra prima song. Vi consiglio di scaricarlo e di leggerlo tutto quanto. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e Music Off. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!